Ecco 5 cose che potrebbero fare esplodere, pompare a dismisura il prezzo di Bitcoin. Un po' di video fa abbiamo guardato quelle che potrebbero farlo crollare e adesso mi sembra giusto per par condicio andare a vedere invece i bullish case, i più bullish in assoluto per Bitcoin. Quindi ho pensato, mi sono posto questa domanda: quali sono quegli eventi che potrebbero impattare maggiormente in maniera positiva sul prezzo di Bitcoin, dando una svolta totale, e mi sono dato 5 risposte. Io vi chiedo di fare lo stesso, quindi, come sempre, nei commenti ditemi secondo voi qual è l'evento o quali sono gli eventi che potrebbero pompare di più o influenzare maggiormente a rialzo il prezzo di Bitcoin nel futuro. E ora partiamo subito con l'elenco. Buonasera, amici criptoinvestitori, e ben ritrovati a tutti quanti. La prima cosa è una delle più chiacchierate in questo specifico periodo storico, ovvero gli ETF. Gli ETF sono un qualcosa che noi aspettiamo da un sacco di tempo e che la SEC ci nega, o meglio, posticipa, con delle scuse varie, in primis legate alla volatilità e all'estrema speculazione che c'è intorno a Bitcoin. Un ETF è un prodotto, per chi non lo sapesse, finanziario regolamentato, che poi è scambiabile sui principali mercati mondiali, che ha come sottostante del collaterale, quindi in questo caso Bitcoin. Particolarmente interessanti sono quegli ETF, ne sono stati proposti vari, che hanno come collaterale sottostante dei Bitcoin effettivi, non dei prodotti derivati o dei future. Qual è la differenza? Se un ETF avesse come sottostante, ad esempio, i future della CME, che sono cash settled, si dice, ovvero sono pagati in dollari, non è che quando scadono ti danno i Bitcoin, di fatto non stai creando una forza di acquisto su Bitcoin, perché non c'è sottostante Bitcoin, è soltanto un derivato che segue il prezzo di Bitcoin. Se al contrario abbiamo un ETF settled, ovvero collateralizzato in Bitcoin, più ne vengono venduti, più domanda c'è per questo ETF e maggiore è la quota di Bitcoin che devono essere detenuti nella treasury, nel vault di chi eroga questo strumento finanziario. Questo causa ovviamente una pressione in acquisto e una sottrazione della supply dal mercato, meno liquidità sul mercato. E questo ovviamente impatta in maniera molto importante sul prezzo di Bitcoin. Ci sono già in realtà nel mondo alcuni ETF, mi viene in mente quello del Canada, Purpose si chiama, l'erogatore di questo ETF, ma non è la stessa cosa che vederlo erogato da Invesco, WisdomTree, oppure tutti i principali fondi che erogano ETF, che hanno già gli ETF magari su materie prime, sull'azionario e sono già conosciuti. E poi sarebbero scambiati sul mercato americano, che è il mercato più grande al mondo e quindi c'è un livello di domanda di tutt'altro livello. C'è la SEC, la Securities and Exchange Commission, che ha l'ultima parola su questi ETF, quindi in sostanza deve dire se alla fine permetterà oppure no di scambiarli. Per il momento la risposta è no, ma penso che prima o poi arriverà la risposta positiva. Con l'oro c'è stata una svolta nel prezzo da quando è stato reso disponibile l'ETF, una svolta a rialzo, e quindi perché no? Perché non potrebbe succedere anche con Bitcoin. La seconda cosa che potrebbe impattare positivamente sul prezzo di Bitcoin sono le regolamentazioni. Così come potrebbero impattare in maniera negativa se vengono fatte senza cognizione, se al contrario ci troviamo davanti delle regolamentazioni assennate, permissive, sì che puntano a limitare gli illeciti e l'utilizzo improprio del mondo cripto, ma no che puntino a limitare e iperregolamentare qualsiasi cosa, io credo che sarà assolutamente un fatto a conseguenze positive. Per quale motivo? Beh, in primis perché legittima ulteriormente questo mercato, incentiva magari chi prima era titubante perché
le regolamentazioni sono ancora un grosso interrogativo, magari uno non sa fiscalmente come gestirle, uno non sa se può fare una cosa oppure no, sembra paradossale ma in molti stati è così. Se abbiamo delle regole chiare che dicono si trattano in questo, questo e questo modo, questo si può fare, questo no, ci sono queste specifiche regole, questo exchange è regolamentato, quest'altro no, almeno uno sa come comportarsi. E da un punto di vista di un grande investitore, un fondo, un'azienda che vuole allocare capitale su Bitcoin e sulle cripto, non serve altro che sapere esattamente cosa si può fare, e quello magari spalanca le porte a queste tipologie di investitori ancora titubanti. Terza cosa, la Tesla, Amazon, Apple di turno, insomma una grande azienda che fa un passo importante in avanti favorevolmente alle cripto, che può essere accettarle nel suo business, come ha già fatto Tesla, quindi il riaccettare Bitcoin da parte di Tesla sarebbe il primo step, ma anche l'estendersi ad altre grandi aziende, perché finché rimane appunto una cosa speculativa, un giochino di Elon Musk, l'effetto non può essere positivo, ma quando Tesla poi si estende magari a Google, si estende ad Amazon, altre grandi aziende, ripeto, si mettono a detenere Bitcoin nei loro investimenti oppure a integrarli in qualche modo con il loro modello di business, lì allora si spalancano i portoni. Non c'è più il pioniere folle, l'Elon Musk di turno per l'appunto, che si butta in un qualcosa di ancora poco chiaro, ma abbiamo 2, 3, 4, 5 aziende che lo fanno. Da lì magari se viene voglia da parte dei regolatori di velocizzare le cose per creare un framework affinché le altre aziende possano seguire, o magari sarà già successo, perché regolamentazioni e grossi investitori vanno sempre a braccetto, anche per tornare al punto precedente. Quindi delle regole ben scritte e ben chiare incentivano grossi investitori, e magari grossi investitori che mostrano interesse incentivano le regolamentazioni a svilupparsi e andare avanti nella maniera corretta. Una cosa è certa: più aziende, più grossi investitori dimostreranno interesse nel detenere le cripto o integrarle con il loro modello di business, e più l'impatto sul loro valore sarà positivo. Quarta cosa, la crescita del mondo DeFi e DApp. Come mai? Qua c'è da fare un piccolo sforzo, qualche step in più per arrivare a ciò che mi fa pensare che questa cosa possa influenzare positivamente il prezzo anche di Bitcoin, non solo di Ether. Allora, la DeFi e le DApp danno un perché, un motivo, al detenere cripto on-chain, quindi all'utilizzarle in qualche modo. Prima della DeFi, prima delle DApp in generale, dove per DApp intendo qualsiasi applicazione on-chain, qualsiasi smart contract che mi permetta di fare cose con le mie cripto, che può essere scambiarle, metterle a rendita, utilizzarle come collaterale, utilizzarle per fare qualche giochino, il play to earn ultimamente va molto di moda, investirle magari anche in NFT, eccetera. Prima dell'avvento di queste due cose, cosa ci facevi con le cripto? In sostanza, le acquistavi, le detenevi perché ci credevi come investimento, oppure speculavi, quindi acquisto, vendita, acquisto, vendita. Questi erano un po' i due rami principali. Adesso non è più così, cioè non è più solo così. Non voglio dire che non esiste più la speculazione, che sarebbe avere il prosciutto sugli occhi, vorrebbe dire questo, ma sicuramente c'è un trend crescente che è quello proprio dell'utilizzo di Bitcoin, perché adesso stiamo parlando di Bitcoin, come collaterale on-chain per utilizzare piattaforme DeFi, per metterlo a rendita, per ottenere in cambio liquidità da utilizzare in altri modi, grazie all'Aave di turno e alle piattaforme di lending. Sta di fatto che è un dato oggettivo, perché se voi guardate il trend della market cap, quindi la capitalizzazione totale di WBTC, che è Bitcoin su blockchain Ethereum, tokenizzato su Ethereum, vedete un trend pazzesco. Nel giro di un anno siamo passati da un migliaio, se non ricordo male, di WBTC esistenti a più di 100.000, e questo è un trend continuamente ascendente. Per quale motivo? Semplice, perché è un peccato tenere Bitcoin fermo
quando lo si può utilizzare sulle applicazioni DeFi come collaterale. E pensate che siamo ancora a un livello embrionale del mondo DeFi, dove ci sono vari exploit, non sono ancora pienamente efficienti le varie piattaforme, c'è soltanto Ethereum, si stanno nascendo i layer 2, ma c'è ancora il problema della scalabilità, quindi siamo all'inizio e questo trend secondo me è destinato a continuare a crescere e porta via liquidità, perché questi WBTC, tutti quei Bitcoin che vengono tenuti all'interno di smart contract e utilizzati on chain, non sono più in giro per gli exchange come supply liquida pronta per l'appunto per essere venduta. Quindi al fianco degli holder, dei banali holder che detengono i Bitcoin nel loro wallet, adesso ci sono coloro che detengono Bitcoin al fine di utilizzarli come collaterale, come rendita o come una coin da utilizzare, da integrare con qualche dApp. Più questo trend crescerà e più il valore intrinseco di Bitcoin, a mio parere, crescerà. Quinta e ultima cosa, ovviamente il mio short di copertura. Sto scherzando, volevo dire un ritracciamento del mercato azionario. Fino adesso il mercato azionario è sempre stato molto rialzista. C'è stato un piccolo inciampo a marzo dell'anno scorso, in quel periodo di crisi di liquidità dovuta al Covid, ma di fatto ci ha messo poco a riprendersi. Quindi il bull market del mercato azionario non è ancora terminato. Secondo molti terminerà tra non molto, perché si trova in una fase di iperestensione notevole, soprattutto quello americano, e una delle principali domande che viene da fare è proprio: ma tutto quel capitale investito nel mercato azionario, nel momento in cui il mercato azionario andrà ritracciando, dove andrà a finire? In un periodo storico in cui i tassi sono improponibili, quindi treasuries, obbligazioni e simili sono uno strumento di investimento molto poco appetibile, beh, secondo molti le cripto potrebbero avere un'illuminazione importante, cioè essere illuminate proprio, avere un riflettore puntato addosso, in particolare se non soffriranno la medesima crisi. Lì ci sarà un po' da vedere se la liquidità che esce dall'azionario si travaserà in cripto, oppure se ci sarà un esodo di massa della liquidità per paura generale sia dall'azionario che dalle cripto. Una cosa è certa, le cripto offrono anche strumenti di rendita magari su stablecoin, proprio grazie alla DeFi, che danno dei tassi di interesse di tutto rispetto, anche senza investimento diretto. Quindi già quello magari potrebbe attirare una fetta di investitori. È vero, questo si collega anche con quello che abbiamo detto poco fa, ci vogliono le giuste regolamentazioni e uno sviluppo magari ulteriore della DeFi, in modo da attirare non solo me e voi, quindi i piccoli investitori che hanno quelle skill per interagire con gli smart contract, ma anche magari degli investitori un po' più navigati e un po' più importanti. Comunque vedete che c'è questo, non so come definirlo, un trend che si muove all'unisono. Tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi si muovono insieme. Regolamentazioni, DeFi, grandi investitori, i grandi trend finanziari. Io credo che sia tutto finemente collegato e sia una grande macchina che si muove insieme. E lo sviluppo nel settore delle cripto, lato compliance e lato tecnico proprio, credo che porterà grandi risultati e porterà, perché no, ad un assorbimento di almeno parte del capitale dei mercati tradizionali, soprattutto se quei mercati tradizionali proprio in quel momento lì faranno la tempesta perfetta e avranno la fase di ritracciamento che potrebbe, ripeto, mettere i riflettori e illuminare brutalmente il mercato delle cripto. Stiamo a vedere. Queste comunque secondo me sono le 5 cose che potrebbero portare a un incremento importante di valore di Bitcoin sul breve, ma soprattutto sul medio-lungo termine, come avrete visto. E secondo voi quali possono essere? Commentate, insomma, ditemi anche la vostra, che mi piace il confronto. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.